Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Prima di cominciare con il tutorial, vi consiglio di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per non perdervi altri contenuti simili a questi. In questo video vi spiego come formattare Windows 10 dal ripristino di fabbrica, proprio cancellare tutti i driver, cancellare tutti i file, cancellare tutto e pulire proprio tutto il disco. Ok, quindi formattare proprio tutto Windows 10. Ora passerò sul mio portatile perché volevo farlo così per scaricare Windows 10 e poi formattarlo, tanto per farvi capire come funziona. Qui sopra non posso farlo perché qua ho già tutta la mia roba, tutta la mia attrezzatura qua sopra ed è anche Windows 11, quindi ragazzi, passeremo sull'altro computer. Ok, ci siamo, ecco il mio PC con Windows 10, ho solamente pochi file e qualche browser installato tipo Chrome e Opera, quindi quello che ci resta da fare è andare sul logo di Windows 10 e cercare Reset This PC, che diciamo Reset This PC, scrivete così, troverete, cioè nella lingua italiana troverete, quindi cliccateci sopra. Una volta giunti sul pannello, clicchiamo su iniziamo, cioè iniziamo la formattazione. Qui ci uscirà così: mantieni i miei file oppure rimuovi tutto. Lo faccio rimuovi tutto, poi decidete voi cosa volete fare, o mantenere i vostri file oppure rimuovere tutto. Qui invece rimuovi i miei file oppure rimuovi i file e pulisci il drive. Decidete voi, io faccio rimuovi i miei file e aspetto così il caricamento. È molto semplice, poi farà tutto automaticamente Windows. Ho fatto lo stesso tutorial anche su Windows 11, è la stessa procedura, ragazzi, la stessa procedura. Fate sempre avanti, avanti, reset e poi si riavvierà così il PC e tra 10-15 minuti sarà fatta. Ok, molto semplice. Se avete un SSD farà subito, se avete un hard disk ci metterà tra 35-50 minuti all'installazione, rifare tutto da capo, la procedura, mettere la località, mettere lo stato, la città, il nome, il cognome e così via. E inizierà così diciamo, il reset del sistema operativo. Ok? Una volta fatto, poi ho velocizzato qui la formattazione perché veramente ci ha messo 10 minuti, quindi ho dovuto velocizzarlo l'800%, è molto molto veloce. Quindi non vi resta che attendere, non vi resta che il PC fa tutto automaticamente nel riavvio, farà la preparazione e niente, farà tutto da solo, come ho detto, farà tutto da solo. Poi dovete solamente attendere, basta. Una volta fatto, ho dovuto saltare la parte dove io mettevo la località, lo stato, la città. Eccolo qua. Sul portatile scadente che c'ho, però alla fine è andato. Ho dovuto farlo per forza questo video perché ci tenevo moltissimo, quindi lo aggiungo anche alla collezione degli altri tutorial di Windows. Quindi io adesso ritorno un attimo su Windows 11. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Che vi posso dire di più? Formattare Windows 10 è molto semplice. Non bisogna scaricare un'altra ISO o installare un altro Windows. No. Reset il PC, reimposta il PC. Voilà, che ci vuole. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un like se il video vi è stato utilissimo. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!